Ogni volta che mi sento sta canzone mi pare un guaglione che mora presso a te. Ma non vago con queste mani in tuo calzone, sento uno scorzettone, un'amica che mi fa. Uè, guarda su culo che passa, uè, guarda su cuore che fessa, sempre innamorata, innamorata, quella là. Uè, guarda che la chiave non passa, uè, sì, sto dormiendo ma passa, mancano un minuto, mi racchiù per respirare. Uè, guarda si viene sta cessa, uè, chissà che storia tu sta, chiagna ma chi cazzo mo fa fa. Porte blindati, progetti e realizza per porte blindate, associando la qualità Made in Italy, dei materiali selezionati allo stile e alla cura del designer. Tante le soluzioni a disposizione per i nostri clienti, pannelli di rivestimento, classi di sicurezza, porte blindate filo muro, accessori, porte blindate con Boiser. T&T Porte Blindati, via Sabutano 102, la Lamese Terme, Catanzaro. Vabbè, eccellenza, donna Lea. Va bene, eccellenza, donna Lea. Cos'è che è donna Lea? Saluta. Buongiorno Lamezia. Buongiorno fuori, vicino, lontane e tutto il mondo. E andiamo, vediamo se pizzichiamo, caro Tonino, il nostro... Ma che sta succedendo? Ecco. Si deve il brillatore? Il brillatore? Che sta succedendo? Il brillatore? Stamattina sei... Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, hai già salutato. Non posso salutare, saluto pure per me tu. Hai salutato anche per me. No, nel caso, non lo dici, no. Ho detto anche per Tonino. Tu non hai sentito. Per molto tu dici in italiano, non hai sentito. O se no non ha sentito, che è mio giù. La mattina qua giù. La situazione è critica. Ormai stiamo arrivando, siamo quasi sul profilo del cortile, no? O do rasoio? È un periodo, del rasoio, di carcerati, di galera, no, cortile, testa ricalmo. No, no, io stai parlando di carcerati, sto parlando di calmo, che vengono a fare una retata. Della salute sto parlando, che siamo a filo proprio del rasoio. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ecco, il dottore Colangelo è preoccupato per il nostro cuore. Ciao da vedere il dottore. Ciao Giuseppe. Come è la da tuo cuore? Giuseppe, Alessandro, ciao Alessandro. No, perché? Alessandro Caleggiore. Capita a proposito il dottore, perché dopo dobbiamo parlare di questi defibrillatori. Defibrillatori. Come? Figa, libri. Defibrillatori. E legge che manca una tombolanza. Diciamo che indietro, una tombolanza. No. Guardate qua, quando, questo è un mandarino cinese, quando manca la tombolanza è un problema davvero. La tombolanza si chiama. Tombolanza. E stai dicendo io, quando manca la tombolanza è un problema, quando si va, si parte, certo. per,
portare aiuto a qualche persona. Va bene, va bene, meglio così che gira poi papà, meglio così che peggio. Ma caccule, c'è una questione dei defibrillatori che... Come? Fibrillatore. No, come? Fibrillatore. Come? Fibrillatore, ha detto. Ecco, fibrillatore. Il fibrillatore. Non è, ma sa che è il fibrillatore? No, è che perché tu stai domandando? Quello che... Ce lo vuoi spiegare, per favore? Sì, quello che acciappano con le mani e tu mettono un capo, boom, 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 e il cuore lo risvegliano. Vedi che intelligente, un buon mangiato. Un buon mangiato. Bum 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 bum. Vedi che assatare, no? Perché chi è il brillatore, no? Che brilla tutto. Brilla tutto, è una cosa splendente, splendente, splendente. Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti. Ragazzi, c'è qualche problema che volete mettere in risalto? Ditecelo, perché noi ne parliamo. Così l'amministrazione improvvisamente, subito, velocemente, ecco, interviene. Mi hai fatto venire a mente, mi hai fatto venire a mente una cosa, e lo dico, lo posso dire, perché... Attenzione, no, no, che mi stare attento. Noi abbiamo mandato un EML. Una? Un EML a Divizio. Stai calmo, le cose le dobbiamo spiegare. EML, noi abbiamo mandato un EML, va bene? Vai. A Divizio. No, sì, perché noi abbiamo una montagna di spazzatura a Via delle Rose, di fronte alle palazzi. Sì, Via delle Rose è il centro del mondo. E le tope, a Nestra di tope, a Nestra, c'è una puzza brutta. Una puzza. A Nestra di tope, no, hanno mandato una merda. A Venino qua, c'è 5 giorni venire a pigliare. Ma hanno passato 5 giorni, speriamo che la pigliano. Guardate, guardate che c'è una denuncia che si può fare, perché quando fate l'ML, fanno l'ML che non sappiamo che cazzo non vuol dire. Non lo so dire. Se vanno letto. E come si dice, Tony, quando mandi una cosa, come si dice? Che è meglio, si dice. Ma ti indemnesti pellere quando parli di tavolare. Ma è meglio, come si dice? No, una mail. Una mail. Ma da posso dire una cosa, un messaggio. Un messaggio, ma pure è meglio, si può dire. Sì, è meglio, no, ma ha ragione, si può dire pure è meglio. Abbiamo mandato un messaggio scritto, è meglio. E hanno risposto che fra 4-5 giorni. Buongiorno, Domenico Molinaro. Speriamo. Tutti i domenici stamattina su. E me domenica tu. E li salutiamo, salutiamo il nostro amico Domenico pure qua, che è il nostro regista, perché ci vuole, perché... Attento! È attento, che è una cosa incredibile, guarda, veramente. Non un gente di base, è vano. Ieri sera con camera non si deve muovere. Ieri sera sono uscito un po' con il mio... Mimì. Con il mio ragazzo. Con mia somma, con mio sommo stupore, ma con una sorta di malcelata soddisfazione, ho visto che è stata apposta la coroncina alla Madonna di Piazza Ardito. Dato che ne ho parlato in quantità industriale, no, finalmente ci hanno messa. Poi me ne sono andato a casa, quindi non ho visto la sera se funziona, se è in funzione, eccetera. Ma vi direi pure questo. Voi dici, ma te che ti indevuto? Mi indevuto. Ma perché cazzo c'è scritto la parola che hai detto prima io? Amiel, Amiel, è la miel. Ci abbiamo mandato una miel. Ci abbiamo mandato una miel. Ma perché io dicevo forismo mo, guarda? Mo cacciamo prima di... Che puoi dire tu, cacci? Questa è una cosa seria. È un bel forismo questa mattina, veramente. Lo dice Henry Frederick e Amiel. Vediamo, lui mica ha pronunciato buono tu, tuoi? Henry. 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 Solo mi imbuglio una nasca. Se ti imbuglio una nasca. Mi imbuglio tutte e due, sai, ok? Parli in tono. Sì, Henry. Frederick. Amiel. E dice così. E dice così. Un errore è tanto più pericoloso
quante più verità contiene. Guarda che profondo questo, Ambrò. Questo io voglio tubo davvero. Regolare e preciso, se lo puoi ripetere. Se lo ripeto. Si sta mettendo... Un errore è tanto più pericoloso quanta più verità contiene. Che bellezza. E che bello. E hanno preso lo so dire in sta maniera. Che imbroglio. No, ma come parli tu? A proposito di come parli tu, ieri... Ieri, davvero, ieri con te abbiamo parlato, mi ricordo, no, non lo so... Ma non mi ricordo manco io, sai, perché ne parliamo domani, ha detto. Dei diritti stamani. Ne parliamo domani, ma non mi ricordo... Ne accenniamo diritto. Domani. Cioè, parlavamo della ruga tua, cosa? Ah, sì, da ruga mia. Che cosa? Da ruga mia, non lo so. No, diciamo, di carnevale, pare che parlava. Ah, ruga di carnevale. Bella. Che era cieno, Santo Teodoro era pieno di carnevale. Santo Teodoro era pieno di carnevale. Di vestiti. Si vestivano anche di indiani, Tony. E faceva... Che non sapevo. Com'è? Com'è? Faceva... con quelle frecce, cosa? Ma si vestivano, la sentiamo davvero indiani. Mamma mia, ma tu che ti hai visto tu? No, io mi vestivo perché mi conoscevo, era mia. Ma avete ammucciato pure la scarpa? Tanto avete scarpa grossa. Se avete ammucciato pure la scarpa! E poi quando camminavo dice che è albino. Attenzione, ma non è che uno mette un costume per non essere riconosciuto? No, ma come ne vestivo, con le maschere, cose, se... Sì, vabbè, ma tu dici che pure dalla gamba c'è da fuggire. Subito da fuggire. Guarda, che disgrazia, ma mai ho potuto vestire il carnevale. È un ringrazio a Madonna. Comunque, Santo Teodoro era una cosa, diciamo, era piena veramente di harzari, va? Di harzari. Così si dice. Era pieno veramente bambini, i randi. Ma era una cosa che era bella, Tony, che erano i randi pure che organizzavano, capito? Certo. Organizzavano i randi, che qua c'erano delle pupazze. Che poi a che facevano, Tony? Sa appezzavano e faceva che fuoco, no? Una volta uno era proprio frusato. Ah, era nel legno, capito? Questa era una vecchia tradizione. E ciumpavano, potevi spagnolo, con quella musica, bum, 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 dalla paura. E tutti i cazzi di guaglione, ma... E noi ne spagnavamo. E noi spagnavamo, ecco, vedete qua. Abbiamo... Lo sai di chi abbiamo parlato ieri? Sì. Una volta noi ne spagnavamo, perché ne spagnavamo? Che i genitori ne dicevano cose che noi ci credevamo davvero. Facete i cattivi, vi raccomando che noi chiamavamo i sette cori. Chiamavano i sette cori. Se noi chiamavamo a cecchini ciò, e noi ne spagnavamo davvero. L'uomo nero. E poi ti dicevano, vedi? Viene quello vecchiarino, quello saccarino, ti pigli e ti mette dentro lo saccarino. Una volta camminavano davvero i vecchiarini. Non so se ti ricordi tu. Ma quanto i vecchiarini con le sacchette. Eravamo di una cretinaggine, di una stupidità unica. Guarda. E poi credevamo a chi credevamo. E veramente ci credevamo. Alla colomba, come si chiama? E la colomba, quelle che portavano i heggi. Ah, la cicogna, con la tia che c'è della colomba. Ci manca pure la colomba a Porteregno. Alla cicogna. Guarda, sai che ci ha portato le sorelle di Giovanni? Che? Stanotte un bambino ci ha portato la cicogna. Davvero? Cioè, un bambino ci ha portato la cicogna. La cicogna ci ha portato. Che cazzo, mi sta rincoglionendo. Per carità, e quando ti guarda che... Ci ha portato un bambino. La cicogna? La cicogna. Eravamo ingenui. E ci credevo. Eravamo ingenui. Un amico mio aveva 17 anni. Aveva, perché non esiste più. Ciao Gianmario. È morto. Gianmario Pandino. Giamma, ti voglio bene. Che bella, cognata mia. Mamma mia, io ci ieri, mi voglio ciuto. Quindi ti voglio bene. Un bacione a te, a tuo marito e ai tuoi figli, belli. Stai vedendo? Era la sorella, si aveva sposata ed era incinta e aspettava un bambino, no? Come ha fatto un bambino davvero? Ci ha nisciuto davvero? Notate la profondità di pensiero. Aspettava un bambino.
Capone un bambino ci ha messo da me. E che cazzo ci avete di scegliere, Ambro? A bambina. Era, una, era un maschietto, ah, un maschietto. Ah, ti riferisci al sesso? Al sesso. E come fate, ma... Tu, ma che ha comprato tu, tua sorella? Che ha comprato? Vabbè, stanotte ci ha portato... Questa è una terminologia nostra. S'ha accattato. Che ha comprato, no? A Gigogna ci ha portato stanotte un quaciariello. Un quaciariello. E ci crediamo davvero. Ragazzi, ci crediamo davvero, mo i guaglioni non ci credo, perché già a 12 anni già hanno sesso. Ci può, fanno? Hanno sesso, ci possono credere che portare a cicogna. Ah, No, una volta... a 12 anni fanno sesso. Ho messo i miei 20 anni, ma vediamo una chimerella. Davvero, eravamo davvero verginiedi. Chi? Verginiedi. Albino c'è potere questa parola, è potere perché non è una parola scostumata. No, eravamo vergini perché non avevamo... Ma tu quando è che hai deflorato? Poi ero forato poi. Ma ero forato, tutti abbiamo riforato. Come? Tutti abbiamo riforato. Comunque, è bello parlare così perché ogni volta... È meglio per i bambini perché i bambini... Non costano niente che sono troppo intelligenti, ma i guaglioni. Guarda, si arriva, si passa nel... Buongiorno a tutti e in particolare a Don Albino Alboso, pure un donno. Un donno non è, su. E che cazzo, ma per carità, non si può più. Uno meglio. Ma hai fatto? Stavi dicendo una cosa bella. I bambini sono intelligenti, mo non bisogna dire queste cose. Sì, bisogna dirle ai bambini, ma vuoi dire una cosa bella? Guarda, nei confronti dei bambini? Una trentina d'anni che stanno parlando di educazione sessuale nelle scuole. Nelle scuole. Ancora non ci riescono. Non ci riescono. Ancora non ci riescono, purtroppo. Guardate, l'educazione sessuale la condivido, fatta con garbo, così. Però è un po' esagerata. Che cosa? Mi spiace, un po' esagerata. In che senso? Un bambino di 7 anni, 8 anni già capisce che vuol dire la vita sessuale. Ma la vecchia, il bambino ne io cari. Hanno già mammina. Come? Mammina. Me la fai la zuppa. Me la fai la zuppa. O mi fai il latte. Mi fai il latte. Almeno te hai ragione, no? Che cazzo a 7 anni, 8 anni la vita è diventata una cosa... Eravamo un po' arretrati, no poco, eravamo arretrati. Poi c'era parecchio. Però c'era una persona intelligente pure, i bambini, c'erano i bambini giovani e i bambini intelligenti. Vabbè, pure mo' c'erano i giovani. Sì, pure mo' c'erano i giovani, non ne parlare. Vediamo che però c'è una cosa lunga. Alessio, buongiorno, ieri sera sono stato sul corso per vedere Carnevale e Lamezia, ma di maschere c'erano solo bambini. Lamezia è un carnevale povero, Alessio, si sta discutendo su questo fatto. Stai parlando, una volta era troppo forte. Io non lo so, ieri ho visto delle cose di plastica e gomma. Sì, credo che le abbia messe là il comune, voi sapete che alla Lamezia abbiamo un comune che brilla per iniziative, brilla per idee. Tony, brilla poco, brilla oro. Che è? Il comune della Lamezia Terme, brilla oro. Tu hai detto brilla ed è poco. Tu dovevi aggiungere anche oro, brilla oro. Io stavo dicendo una ruca. Non stai dicendo questo? No. Sto dicendo, io l'ho detto in maniera ironica. Ironica, io pure ironica. Praticamente, secondo loro, mintendo 10 euro i gonfiabili su poco corso, stanno a tuo coso. Intanto non ci puoi dire niente, perché quando poi il giovane farà l'intervista al sindaco, il sindaco sicuramente dimostrerà l'importanza, è vero, di gonfiabili. Però, Tone, a me ne dire certe cose. E dille. Un sindaco, se lui c'ha la matta. Non c'è lui niente. C'ha la? La matta. C'ha la matta. E nessuno c'ha...
e nessuno ci ha popiare. Amata che guardiamo che comanda. Insomma, la mazza non è una ebbena pazza. È amata, un gioco. Io che gioca alle carte, dice, io tengo 7, 7 e mezzo. Amata, ma però la mazza sarebbe la mazza. Se io ho 7 e mezzo, io faccio pure 7 e mezzo. A cosa mi piglio i soldi? Insomma, tu hai fatto la spiegazione, non ci ha capito un cazzo nessuno. No, no, ce l'ho più. Praticamente in Italia il jolly è chiamato mazza, appunto. È chiamato mazza. Signore, grazie. Assomigli a Gregorio Pecco. Mario ci ha detto a Gregorio Pecco assomigli stamattina, vai. Mario capito. Dico, Mariuccio nostro, de grazie, ha detto che mi spiegava che vuol dire amata. Certo. Amata è quello che comanda, basta. Però fammi lanciare questa freccia. Ti raccomando, fammici amare. A favore del nostro sindaco. L'ha cresciuto. Perché, vai, guarda, vai. Tonino, io sono sindaco. C'è un marella mia tu, Carmelo, culattia. Io sono sindaco. Ah. Io sono sindaco. Vabbè, tu sei vice sindaco. Grazie. Io dico, Tonino, sto occhiale non mi piacciono. Tu sei d'accordo? No. Ah, tu che sei vice sindaco, non mi dispiace signor sindaco, ma io non sono d'accordo e non ci mettiamo mai d'accordo. Questo è il problema. Facendo un discorso perché proprio. Il sindaco se può fare una cosa e ci sono quelli che poi ci vanno dal rito e pungono, hai capito? Questo insomma è il significato. Guarda, noi come al solito, come televisione, abbiamo fatto un servizio sul Carnevale di Lamezia e siamo stati a San Biase, in quel famoso deposito dove lavoravano una squadra di persone in gamba che ogni anno presentavano dei carri nuovi e quindi se un'amministrazione lungimirante, un'amministrazione... e avessi curato pure questo aspetto, noi avessimo avuto un carnevale diciamo dignitoso. Adesso invece no, è scomparso mezzo Unicastro, mezzo la Mezzia Terme, vada a Mantella, chi li va ad Acconia, niente di meno, diciamo che è vero, Castrovillari ormai è diventato, ma anche Castrovillari no. Ecco la mia rabbia, è morto il povero Umberto Ferraro, pace all'anima sua. Umberto Ferraro aveva fatto Gente con Gente, che aveva raggiunto un notevole successo, Giova. Tu lo hai intervistato più volte, hai mandato le immagini, voglio dire. Cioè noi avevamo qua i gruppi folcloristici di tutto il mondo, ogni anno. È vero, è vero. E hanno fatto scomparire anche questo. Cioè Umberto Ferrari, io mi ricordo, aveva difficoltà ad approntare uno spettacolo. Perché amministrazioni che si succedevano hanno fatto... ci mette un'anchella. Il bastone fra le ruote. Ma che cazzo di paese è questo? Non si può fare niente. Alla Mezzi abbiamo un ottimo ragazzo, un amico che organizza molto bene, soprattutto questi concerti, cose, eccetera. Anche lui si potrebbe, voglio dire, è vero. Dire muovere un carnevale come si deve. Ormai stanno cercando, mi cacciano tutte le cose belle che c'erano alla media. Era troppo bene una volta. Che cosa? Era troppo bene, se c'è una cosa, guarda, oggi è domani. Tu non te lo ricorderai perché io un po' ero in quell'ambiente. Il professore Conte, quello che ha fatto durante il carnevale, no? I capolavori che ha creato il professore Conte, nei Sunnam, tu pensa, anche gli studenti, gli universitari, quando al mercato coperto nuovo i locali erano ancora liberi sotto, che non erano stati fittati, gli universitari, i ragazzi, gli studenti, creavano i carri allegorici là era pieno di carri allegorici che ci radicavano e poi questi carri a genasfilate. È vero, brava Tonino. Cioè voglio dire, noi abbiamo bei ricordi del carnevale, veramente, senza contare. Ricordi veramente belli. Anche la famosa recita.
Arminia con il suo compare, che aveva un notevole successo. Nato, voglio dire, come possiamo dire, in maniera così. Ma mai l'ho fatto, caro Tonino, sai che succede? Perché una volta non c'era telecamera. Da ragione Calice c'era. Ventura. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie Giovanni, grazie. Oh, saluta grazie. L'Umi, l'editore. Umile davvero, ha detto la verità. Buongiorno. Umile davvero. Vabbè. Umile, non umido, umile. Sì, che sei detto umile? Sta parlando solo, va bene. Vai avanti. Sì. Non si è dimenticato? Cioè c'era. Voglio dire... No, mi dimentico, non ti preoccupare. Voglio dire... La Mezzia brillava per tantissime cose. Sì. La Mezzia era punto di riferimento veramente di un Interland che scappava con piacere tutte le famiglie qua, muovinano qua. Noi siamo riusciti a cancellare tutto. E noi stiamo arrivando che cancelliamo tutti anche... Tutti hanno i pressori. Donè, a me lo dire questa cosa. E noi stiamo arrivando che cancelliamo pure la cosa di Sant'Antonio, la festa di Sant'Antonio, sicuro. Perché io mi ricordo qua, una volta, Sant'Antonio, era una festa veramente bella. Perché quando abbiamo fatto il tema, la più bella festa che è Sant'Antonio. Invece pure qualche panza, Sant'Antonio, non c'è niente. Chi c'è? Non c'è niente a Sant'Antonio, chi c'è? Ma Sant'Antonio c'è un mercato. Ma un mercato così. C'è un mercato. La fiera, quella riconosciuta nel calendario nazionale, è la Fiera di San Pietro e Paolo. A era. A Sant'Antonio non c'è la Fiera. No, non c'è la fiera. Stiamo buscando tutto. Era troppo bene, Tony. Ma oggi non ha più senso. Non ha più senso. Sì. Come viene organizzata? Capito? Una volta noi avevamo anche, era da, per esempio, la Fiera degli Animali, era cosa perché in quell'occasione si vendevano anche arnesi, no? Arnesi, tielli, ciampi di cavallo, mi ricordo tutta roba fatta alla forgia. Lei sa che cos'è la forgia? La forgia credo che lo fa, prova. Bravissimo, brava davvero. Tone, andiamo ai santi. Noi siamo troppo lontani. Giovanni un po' dire una parola. Così. Andiamo ai santi, salutiamo tutti i santi. Pasquale De Sando, scusa, sì. Buongiorno, è venuto a mancare la moglie di Rino Banfi. Lo sappiamo. Mi ammorata, moglie. Fonte Corriere della Sera. Ma poi. Pasquale, ti ringraziamo per non la era tua. Tanta vecchia, però. Ma era affetta da Alzheimer da parecchi Alzheimer. Anni. Alzheimer, brutta Alzheimer. Così ovviamente. Ha, così ha, quelli noi Alzheimer. Rivolgiamo le più sentite condoglianze a Lino Banfi. Lino Banfi che ci mancherebbe altro. È stato un attore sempre comico. La moglie. Vabbè, questo mi dispiace. Era una bella coppia. È una bella coppia perché spesso e volentieri Lino Banfi veniva intervistato. Intervistato. Sì. No, la moglie poverina ormai non. Ecco. Certe volte lo conosce nemmeno, no? Quindi. E ancora ormai c'è Burpegno. Eh? Burpegno ancora. Sì. Non va. Guardate qua, c'era un cordone ombelicale, ombelicale che li univa in tutti i modi. Vedi che Lino Banfi. Spagnolo cade malato, pure lui. Perché era troppo. Era troppo legata alla moglie, Tony. Andiamo ai santi di oggi, che dicono questo. Le ceneri. Cattedrale di San Pietro Apostolo. I ceneri suoi. Usate che della cenere? I ceneri sarebbe che mi sembra che è quasi un mese, 40 giorni dopo arriva Pasqua. O no? O mi sbaglio? Entriamo nel Perché Pasqua, a noi quando eravamo guagioni Pasqua era bella. Ma perché era bella per noi Pasqua? Perché? Che ne facevano che di taraglia, che di cuzzupi, ne facevano donne, perché già c'era mezza canna e niente, questa è mezza canna. Cuzzupi con l'ova. Con l'uovo d'ova. Tu, con una pietra, me ne mangiavano. E poi intostavano che di taraglia. Buongiorno amici, Antonio Mercadante. Salutiamo Antonio Mercadante, Antonio. Chiediamo scusa se qualche volta dobbiamo Giovanni Rubino. Ma comunque
vi ringraziamo per questo vostro, per questa vostra, come posso dire, contributo. Contributo. Perché a noi interessa. Ma indimente, no, Tony? Sì. Veramente, poi, guarda, è una cosa davvero. E poi andiamo. San Margherita da Cortona. Mi ricordo, sì. Cortona, Tony, che lo saggio. Ma mi pare in Jugoslavia. In Jugoslavia. Mi poi, pare. No, cartone qua, cartona. Ah, cartone. Cartona. Cartona. Cortona. Cortona non è vicino coso da Verona. Canusci la geografia, ma paesi più paesi. Non città, le città importanti. Pidillo, sono solo i ragazzi. Io canusci i paesi, i villaggi. Come si trova? Dove si trova? È vicino Verona. Vicino Verona, appunto. Basta. Se mi piace, mi piace. Santo Massimiliano. Ai mamma come di Ravenna. E beh, voglio salutare Ravenna. Il mio nepote. Ravenna è qua, Ravenna. Ravenna è in Sicilia. E Ravenna non è in Sicilia. Stai scherzando. Non posso manco venire con te. Di Ravenna. Ravenna dove? Ravenna sta in Sicilia. In Sicilia. E non che ne cosa. Hai detto che Ravenna è in Sicilia. Ci piace, non ci piace di sta maniera. Punto. Top. Va bene. Massimiliano. Do un bacio al mio nipote Massimiliano. Se ne sente Pagliuso. Si mia. Sente Franco Pagliuso, mi do la cura pure a me, perché ero Massimiliano di Roma. Allora, dammi il numero, Oh, Tony, ma è possibile che un montepremio a ieri hanno vinto e è arrivato già a 56 milioni? Donne, io non lo so, la matematica io non poco ho studiata. Guarda, nessun se c'è lo jackpot. Qua il montepremi è 6 milioni. Ah, 6 milioni. È 6 milioni. E che succede? Che è? Ma la salute, chiediamo. Non confondiamo le persone. È aereo. Ma te posso dire una cosa? E dire sti cazzino, un chi per dire in tasti. Va bene, andiamo ai numeri. 7, 31, che bellezza, 44, i sei giulini, 63, 80, 83, numero giulio 87, ma me tutto curioso, poi numero superstar 77, ai 4, 5 vanno 64 mila euro, hanno piato ciumoca quando c'era 600 milioni di euro, montepremi. Allora, pure i due hanno preso 5 euro, che bacio 5 euro. Dato 2, domenica, PDCR. Non sa a catere. Tieni i soldi, mi giocano 3-4 volte. Beh, Donì, sì. Andiamo, queste, che queste sono importanti, scusate se l'abbiamo fatto, sapete perché l'abbiamo fatto? Dopo, perché così vi collegate, è un prima, no? E andiamo. Porte blindate. E infissi. No, porte blindate. No. Porte sì, blindate. È vero che a porte un blindate là, però tu devi dire porte blindate e infissi. Su che cose? E se infissi su quelli che. Quali sono infissi? Infissi quelli che. Infissi. Allora, infissi su quella rotella e giri i vuoti. Infissi su quella rotella. E vi dico la strada dove si trova. Strada provinciale Savutano 102. La Mezze Terme. Vi do il numero di telefono 0968 43 35 53. 46. Io ho detto 43. No, Tony. Sì. Hai detto 43. Beh, c'è 46 35 53. Numero privato, non mi interessa. Privato è, e sì, se è privato mi sono permesso di chiuderlo bene. Perché non dovevo chiamare. Andatene veramente, privato. No Tony, devi allora, dire qualcosa tu. Eh? No, ho detto io. Niente, devi stare attento ai numeri di telefono. Agli numeri di telefono, sì. La gente, magari viene appunto, e poi mi risponde, pronto polizia? È una retta. Ciao Gianni. Andiamo. Rifiuta, privato. Ma io non lo so, va. O li accetti i numeri privati, che ne. Oh, chi lo faccio con il proprio non c'è via. Vai con liscio. Eurodrink. Ma come lo sento dire? Ecco qua. Guardate qua, questa è la gazzosa imbiscata. Questa è la gazzosa al limone
E questa è la gassosa tradizionale. Tradizionale. Al caffè. Va bene. Com'è che l'ambiscata? L'ambiscata è troppo buona, Tonino. E quella al limone? Ieri sera, ma quella al limone ti fa passare. Però mi stai vivendo ancora un raffreddore. Perché quella al limone, secondo me, non fa passare un raffreddore? Perché la gola, quando te la bevi, la gola, qui c'hai i placchi. I placchi, ma come parla? I placchi alla gola, ti passano, ti smangia. Passano pure i placchi. Va, va. E si trova via del Progresso 462 alla Mezzia Terme. Telefono 0968 27 200, no, 208. Bravo. Vabbè, e salutiamo tutti gli amici. Dove andiamo? Antonio Mercadante, una volta i cuzzupi si aggirano il tavolato. Ha ragione, bravo, vai, bravo. Vai con. Poi abbiamo Avis Amico Blu, o è diverso? Avis Autonoleggio. È una cosa. Amico Blu. Amico Blu è il tuo furgone a noleggio. Bravissimo. Vabbè, bravo. Che così alla Mezzia Terme, all'aeroporto, andate, salutiamo il nostro amico. Il nostro amico. Quindi, non ci vada, però dobbiamo abituarci a salutare anche a Marco. Il figlio, perché... c'è a Marco, certo, certo, solo diamo a tutti. Pino e la famiglia, tutta la famiglia. Ma senti, ma mi vuoi impiegare? Certo, cioè, ma perché non mi metti il caffè di casa? Ma tu vieni, come ti hanno scopato te, qua? E poi te, bravo. Praticamente, numero privato. Allora, muoveva a faticare là. C'era Giovanni, c'era, vedi, che ci hai detto, bravo, te lì. Poi abbiamo Uniposai. È Unisalute. Bravo, ecco, così deve fare. Io vorrei sapere, no, sta salute che è? Ah, non ho saputo niente. Speciale nell'assicurazione salute. Ma Vincenzo non ti ha detto niente. Vincenzo. Sono due cose separate e distinte. Oh, mo mi incazzo. Io tenho la vaga impressione di aver capito chi è. Io so, io si studiava, no, si studiava. Ma diventava davvero un avvocato, professore, ingegnere e geometro. Va bene, eh. Si studiava io. Allora, assicurazione, agenzia. Sono due rami, assicurativi diversi. Assicurazioni diverse. E poi c'è Unisalute speciale nell'assicurazione. Salute. Ed è l'agenzia generale del nostro grande amico, dottore Vincenzo Ferraro, che lo salutiamo. La via vedo, via Montelungo. La Mezzia Terme, telefono 0968 44 83 01. Ciao Vince, canale 3 settimane ne vediamo, che mi hai piena l'assicurazione. Ti raccomando, dammi uno sconto. Ma dimmi una cosa, invalido, non avessi davvero uno sconto su assicurazione. Che ne? Invalido. Perché, guarda che c'è una norma però europea. Il bollo lo pago io, Torino. Il bollo non lo pago. Faccio uno sconticino per gli invalidi, non dà ragione. C'è di essere un comma a chi la legge. C'è di essere un comma 44, comma 100B, e beh, 102. Vince, allora, strangesi viaggio, Tony, questo è bellissimo. Questo Tonino, è una cosa, Tonino noleggio autobus. Lo saluto. E minibus, autobus e minibus. Come si chiama il locatore? Il signor Tonino Stranges, che lo salutiamo. Che disagio che cade, era già. Ma avete della via, però. Guarda qua. Telefonate al 329 80 44 002. Trovate questa azienda anche sui social, Facebook, Stranges Viaggi e Turismo, su Instagram, Stranges Viaggi. Ecco. Lo fate vedere, signor Albino, così certo, dovete fare. Perché tu ogni mattina ci incazzi. Ma che disagio, poi lo saggio che c'era scritto, invece pensavo che c'era scritto pure qua. Questo è il momento, Giovanni ce l'hai detto che me. Perché questo, e siamo arrivati, ma sai che mi manca il caffè? Ci amo. E poi ci amo, no? Ma ci amo, ma non riusciamo a fare che siamo già pieni, siamo già chiusi. Quando incomincia ad arrivare i primi tepori, il primo caffè. Ci andiamo. E sarebbe il gol del caffè del nostro amico Gino, che si trova via Senatore. Via Senatore, Arturo Perugini, alla Mezzia Terme. Salutiamo tutto lo Stato. Gino, ma perché tutti i giorni ci stai io? Mi pigliesi per tutti i giorni. Un saluto, ma ha detto me.
La sento, la sento. Grazie, mia, grazie. Vedi come ti alza la pubblicità. Vai con l'iscio. Poi siamo Teca. Teca, Teca, termine Caronte, si trova a termine di Caronte. Come? Teca, Teca. Che vuol dire? Termini Caronte. Caronte. Termine, avete capito pure. No, termica, termica, termica Caronte. Si trova vicino alla zona di Caronte. Io luogo li trovo, 2 miglia li trovo. Appunto, via delle terme. A 100 metri. Si vede le terme. Ed è via delle terme, 150, la Lamezia Terme Catanzaro, telefono 0968 43 65 16. E salutiamo il nostro amico Antonio. Antonio. Tutto lo staff del Pasquale. Pasquale, tutto. Salvatore, anche perché ecco. Quando parliamo di Termica Caronte non possiamo dimenticarci di Officine 109, veramente, che ormai non ha bisogno di presentazione. Non c'è bisogno di avere. È conosciuta, è apprezzata, molto apprezzata. Se non mi sbaglio, in via Pasquale, non so se, Serra, mi dica. Non so se sbaglio, se la dico. Via se Pasquale, non mi sbaglio, mi crede che sta rapirendo qualche cosa. Sta rapirendo. Perché abbiamo visto lavori. Non lo so se è ancora un ristorante. Ma dove? No, il 109. Oh no, mi sbaglio, non sto facendo niente, perché abbiamo visto che... Non hai preso lucciole per lanterne. Avevo piato lucciole per lanterne. E lo salutiamo il nostro amico Antonio. Ecco, questo è importante, Tony, questo è importante perché questo è della vista. La vista è delle più belle cose che esiste. Vai. Ed è l'ottica del nostro Enzo Ugello. È Ugello. Ma scusa, perché ci cambiare un cognome? Non è la stessa cosa, vabbè. Sono cose serie che... Il cognome mio è tanto facile. Ambrosi. Enzo Ambrosi. Augello, allora, del nostro amico di Enzo Augello, che si trova Corso Romestrano 50, da Mezzia Terme, il numero di telefono 068 35 57 34. E si trova anche ai Due Mari. Bravissimo. Vabbè, e lo salutiamo. Yeah. E poi abbiamo un nuovo usato. Plurimarche. E Gincar. GT Car. Di Antonio Giampar. Ecco qua. In via del progresso. In via del progresso. Va bene? Dovremmo toccare. Sì. Tom e Jerry ha aperto i battenti. Quindi in via Filippo Durati trovate questo simpatico esercizio che riguarda e tratta alimenti ed accessori per animali. Ma prima che c'hanno la fortuna, c'hanno la fortuna, ma i miei clienti veramente mi vanno, Albe, che è una cosa bella. Secondo me ti devi dire. Sì, mi devo dire. Quanto avevo? Guarda, è da ragione tua. Ma perché non si ha di questa maniera? Non c'è niente, No, vabbè, non è possibile. Perché mi io non ce l'ho per cazzo, non ci riesco. Mi sto avendo troppo di confidenza. Scusa. Meglio così. E chi meglio è così? Io così in te. I notizi sa. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato a Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, a Lamezia Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Mi sentono questi gianni. Ha ragione Albino. Va bene, puoi va. Puoi contraddire ad Albino, per favore, Donio. Vabbè, Tony, che mi dici? Tony, che mi dici? Novità? Che ti dico? No, è novità. Dedichiamo questi 5 minuti all'informazione. No, ma poi effettivamente ne avete parlato di informazione. Abbiamo parlato, un accenno. Ecco, camo si imbrigano qua.
Simbiano Catanzaro e Cosenza, tu. Nasce all'azienda ospedaliera Dulbecco. Qua stanno in discussione, no? Capo, tra parentesi, se non mi sbaglio, c'è stata una sorta di polemica, co. Perché non viene inserito anche il nostro ospedale in questa azienda unica, qua? Ma. Allora, Tony, hai notizie per quanto riguarda la Lamezia Terme? Ho notizie. Si parla ovviamente ancora, ecco, vedi. Cioè i 49 arresti che sono stati effettuati via della Guardia di Finanza e vengono pubblicate un po' intercettazioni. C'è un mare di intercettazioni, io per la verità non gradisco tanto le intercettazioni, perché spesso e volentieri, Giova, tu sai meglio di me che nelle intercettazioni ci sono degli argomenti che non hanno nulla a che vedere con i reati commessi, eccetera. È vero, qua si parla di droga, di partite di droga, cose, ma non credo che interessino. Né noi qua possiamo sciorinare tutta una serie di intercettazioni contro. Vi vedo un giornale. D'altronde il giornale fanno il loro mestiere, vanno nell'approfondimento, no? Questa è una cosa, vedi, che ti fa un po'... La caccia dei pusher ai clienti più facoltosi. Alla media, cioè alla media, anche Gizzeria parla, c'erano persone, imprenditori, professionisti, eccetera, facoltosi, che si rifornivano settimanalmente. Quando io leggo addirittura che si parla di quasi 500 chili di droga, ma dico, stiamo scherzando. Pasqua, dillo scusa, vieni qua un attimo, noi abbiamo anche il piacere di avere a Pasqualino Rettura qua con noi, impegnato in un altro discorso qua. Cioè, com'è che tu hai scritto molto, io ho visto la pagina, com'è sta storia qua, Pasqua, che mi dici di questa operazione Svevia? Sì, sono indagini del 2000, tra il 2016 e il 2019, perché c'era stata già un'altra operazione, Scacco alla Regina, questa è stata una prosecuzione, infatti parecchie persone che sono state arrestate erano già state arrestate, diciamo, nell'operazione Scacco alla Regina. C'era un gruppo, una famiglia, la famiglia Galiano, che gestiva appunto questo traffico di droga nei quartieri Capizzaglia, poi Caterina Butruce li gestiva a Ciampa di Cavallo, il quartiere. Quindi praticamente, secondo insomma quanto è emerso dall'indagine, i Galiano rifornivano questa Butruce, loro si rifornivano dalle cosche regine di San Luca, stiamo parlando anche a Roma, i legami con i Casamonica. Sì, ma stiamo parlando di un fiume di droga, di cocaina. Cocaina, eroina, hashish. C'è di tutto, certo. Ma dico, vi rendete conto, la media? Allora, questo è un fatto, speriamo però poi che alla fine, diciamo, i processi si facciano, perché se fai nella pagina di Lamezia, sono andata ti ricordi a vedere la questione Sagal, la questione Sagal va a finire tutto in prescrizione, perché i processi poi vanno a rilento e non arriveranno le condanne, perché poi le cose si ma io mi auguro, il tribunale di Lamezia, sono molti reati penali che finiscono in prescrizione, questo è un problema serio, ed è un quindi tutto il lavoro gravissimo. La finanza, la polizia, i carabinieri, poi alla fine sfuma, perché i processi vanno a rilento e va tutto in prescrizione, e poi si piglia una pizzicata, si piglia una pizzicata ai persone, perché cominciano a dire, ove hanno alta rete a strascico, hanno piato e su tutti ora, no? E no, se qua emergono responsabilità oggettive e di ir in galera. C'è un dato che da questa inchiesta dell'operazione Svevia, cioè queste sono indagini del 2016-2019, siamo al 2023. Sono già passati 4 anni. Del 2019. Quindi dobbiamo aspettare la chiusura indagine, la richiesta di rinvio a giudizio, il rinvio a giudizio e il processo. Quindi secondo me, se non si sbrigano, ma in prescrizione? Su già 4 anni. Certo. Sono fatti con... E voi sapete che... Cioè 4 anni ci hanno impiegato per arrivare agli arresti. I loro difensori poi giocano su queste cose. No, è inutile che ne ammucciamo.
fanno il loro lavoro, ci mancherebbe altro. Va bene. Grazie. Ciao Pasquale. Grazie. Beh, tanto noi abbiamo finito, c'è qualche altro. Vincenzo Erraro sta guardando il video. E Vince, questo ci fa piacere che Vincenzo guardi il video. Ciao caro. E sappiamo che stai bene, sarai pronto a dare il lavoro domani o dopodomani, ci vedremo presto. Grande Vincenzo, il nostro sponsor Unipol Sai Unisalute. Sì, guardate qua. Ho voluto parlare con Pasqualino perché Pasqualino segue tantissimo la cronaca nera e la cronaca giudiziaria e quindi è un'enciclopedia da questo punto di vista. Allora, Pasqualino, prima hai parlato che dovevamo affrontare il discorso dei defibrillatori in ambulanza. Hai parlato dei defibrillatori con Albino, che dovevamo parlarne noi. Sì, Giova, perché vedi, c'è stata quella morte, diciamo, che mancava il defibrillatore, la astantovemia. Ma non è il primo caso che succede. No? Sì, però voglio dire, signori miei, questi defibrillatori, il defibrillatore è una cosa seria. E volevo ricordare all'amministrazione, poi quando ci sarà qua, verrà il medico Colangelo, Giuseppe Colangelo. Ne parleremo il 26 arriva, sì. Cioè ci vedremo con il dottor Colangelo. Guardate che i defibrillatori sono soggetti a scadenza. Cioè, per chi non lo sapesse dell'amministrazione, cioè, sono soggetti a scadenza. Quindi facciamo attenzione, cerchiamo di essere seri e soprattutto mi rivolgo agli imprenditori lametini, che modestamente, quando voi non sono secondo a nessuno, cercate anche voi di intervenire sul piano economico. Bucci su alla Lamezia Terme, 150 km quadrati, no, bucci mettiamo giù il defibrillatore, perché il defibrillatore cambia, può salvare una vita. Volevo, prima ciao di, Franco. Prima di chiudere, volevo dire che questa rassegna stampa la potete seguire su Facebook in diretta tutte le mattine, poi la troverete su YouTube e poi sui canali televisivi che sono sempre YouTube, chi ha lo smart praticamente accende YouTube, Globo TV e vede tutta la programmazione che c'è in televisione. Siamo in attesa di giorni migliori, ci sarà qualche sorpresa. Anche se siete in tantissimi che ci seguite, questo ci fa piacere. Intanto il 27, lo voglio dire, esce il libro, l'ennesimo libro di Igor Colombo, che salutiamo. Questo è uno, sì, parla è un del, libro, diciamo una storia gradinata est, parla delle storie della Via Lamezia, sì, dei presidenti che sono succeduti, con un po' di fantasia visto dall'autore. Sì, è quegli anni in gradinata est. Quindi e questo è interessante. Sono molto curioso di leggerlo. Brava Igor. Va benissimo, allora siamo a posto, no? Nepotimizzare, c'è lasciamo già il nostro Albino Ambrosio, c'è già il nostro. Il nostro ci fa così, da questa parte, Albi, da questa parte, non ti vedo, non ti vedo. Allora siamo, Vasci. Siamo in convalescenza. Chi? In convergenza. Stiamo facendo la convergenza. Vediamo che domani, speriamo. Mo vado il mio dottore. Ah, dimmi. Mi faccio visitare di nuovo le spalle. Le spalle. Vuoi sbagliare le spalle? Le spalle, vediamo come mi faccio dare l'antibiotico. Il mio. Ma se ti ha detto che non è niente. Non mi passo dal pretore che io. Teniamo la impressione che è ipocondriaco. Poco, sei ipocondriaco. Ho la vaga impressione che lui è affetto da ipocondria. E che vuol dire? Già mi affisso. Mi affisso. Albe, ha detto la verità, non ti pensare, ci è arrivato. Cioè praticamente tu più forse essere malato. Io non mi faccio più vaccini di antinfluenza perché mi ha piato più forte. E basta. Ci vediamo domani. Ciao Albe. Ciao a tutti. Avendo scecarello, che era una cosa fina, si la faceva raggiando la sera.
nella mattina, coraggio che facia, pari mando. Quando me importa voglia, non è di dispiacere, senza sospire e lacrime, mai vi assoterrà. Mo che me muorto giugio, pianto un po' grande. Quando la chiama magia, io più bello di tutti, come di tua sama. Due giorni di mia spazio, ci mise a brigliato, e a mettergli i signori, si mise poi a raggiare. Coraggio che faceva, pari a noi e noi, non c'è un bello di stupori, come di tua sama. Quando raggiava faceva, allora, salutiamo tutti i bambini di questo mondo, solo i bambini. Vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci vediamo. Anzi, ringrazio tutte le persone che si sono messe su Facebook, le saluto a tutti e noi ci vediamo sempre di volo domani mattina. Ciao, ciao, ciao a tutti. Brava davvero. E grazie a domenica. Ogni volta che mi sento sta canzone, mi pare un guaglione che mora presso a te. Ma non vago con queste mani in tuo calzone, sento uno scorzettone, un'amica che mi fa. Uè, guarda su culo che passa, uè, guarda su cuore che fessa, sembra innamorata, innamorata, che la la. Uè, guarda che la chiave non passa, uè, sì, sto dormendo ma passa, mancano un minuto, mi racchiù per respirare. Uè, guarda si viene sta cessa, uè, chissà che storia tu sta. Chiagna ma chi cazzo mo fa fa? Vai da vai da vai da vai per i vivo. Chiagna ma chi cazzo mo fa fa?